Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, al tetrarca Erode, giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode, infatti, aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettato in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode egli le promise con giuramento di darlo quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Giovanni Battista, il grande annunziatore del regno dei cieli che si avvicina, il precursore di Cristo Salvatore del mondo, viene decapitato per una soddisfazione stupida. Erode crede di essere tenuto a mantenere la parola, la promessa fatta alla nipote, e allora, siccome questa, istigata dalla madre, chiede la decapitazione di Giovanni, lui esegue questa volontà. È una delle pagine più terribili, è veramente orrendo pensare che il re del popolo di Dio scenda a queste assurde bassezze. È una cosa che noi accettiamo perché nel mondo accadono queste cose, ma non dovrebbero mai accadere. Se Erode avesse avuto un minimo di buonsenso, di saggezza, di spirito di Dio, non avrebbe mai compiuto un'azione del genere. Comunque Giovanni è decapitato e Gesù viene informato. Ora che il precursore già ha compiuto la sua missione, la missione di Gesù deve iniziare. E infatti la notizia dei miracoli che Gesù compie arriva alle orecchie di Erode, il quale, tra le altre cose, pieno di superstizione, dice nella paura della sua coscienza, perché anche i cattivi alla fine sono stimolati dalla misericordia di Dio con rimorso di coscienza, lui dice: questo è Giovanni Battista che è risuscitato, adesso io l'ho decapitato, Dio lo ha risuscitato e sta continuando a fare i prodigi come prima. È la lettura dell'uomo che si rende conto di aver commesso un grave delitto, ma è ancora lontano dalla verità e non ci arriverà alla verità. Noi facciamo il mese di agosto in onore dello Spirito Santo, che è la fonte della verità eterna.
chi crede in Dio teme il Signore, si adegua alla volontà di Dio, compie quelli che sono i suoi doveri. Noi non possiamo cambiare il mondo, però possiamo cambiare noi stessi, possiamo correggere i nostri difetti, accogliere le buone ispirazioni del Signore, e questo è un altro segno dello Spirito Santo. La buona ispirazione sul piano del bene, come il rimorso di coscienza sul piano del male, sono sempre segni dello Spirito Santo e noi dobbiamo accoglierli. Perché siete qui oggi, questa mattina, qui a partecipare alla celebrazione del sacrificio di Gesù? Perché lo Spirito Santo vi ha chiamati, vi ha portati nella casa di Dio, vi fa elevare al Signore il grazie vero, sincero, dal cuore. Non stiamo solo per compiere un rito o così, tanto perché siamo abituati a fare una cosa buona. No, ogni volta è come l'unica volta, perché la voce dello Spirito Santo è nuova. Tutto ciò che ci ispira, lo Spirito di Dio, è spirito di amore, è spirito di gioia, è spirito di santità. Sappiamo che questo ci chiede il Signore e noi questo facciamo. Lo facciamo perché Egli ci ama e lo amiamo perché Egli ci ha creati per amore. Ci sostiene, ci conforta, ci illumina. Nella preghiera della colletta, il primo lemus che si dice della messa, abbiamo chiesto proprio questo: Signore, dacci la grazia di gustare la tua verità e il conforto di essere sempre guidati e sostenuti dal tuo amore. Che bello! Siamo così intimi di Dio che il Signore ha cura di ognuno di noi, ma di più, Dio accarezza la nostra anima. Com'è bello quando voi accarezzate un bambino e vi sentite la gioia, è come se steste comunicando qualcosa di bello che viene dal cuore vostro. Così accade quando noi ci avviciniamo al Signore, ci culla, ci accarezza come bambini che hanno bisogno di Lui e del suo amore. Allora è un cammino che comincia nella verità, termina nella carità perfetta. E la carità perfetta significa un amore che da Dio viene a noi e da noi torna a Dio. Un amore che da noi va al prossimo e dal prossimo generalmente torna a noi. Ma comunque è sempre accolto da Dio, come se la buona azione, il gesto di affetto, il sentimento amorevole che parte da noi verso il prossimo andasse direttamente al Signore. Capite il comandamento di Dio? La prima parte che amiamo il Signore, la seconda che amiamo il prossimo. Ebbene, Dio considera come se noi amiamo Lui due volte, perché può darsi che il prossimo non ci riami, non ci restituisca il bene che riceve, ma non è perduto, lo ha preso Lui, il Signore. Lui si colloca debitore di tutto il bene che noi facciamo, e allora siamo veramente sollecitati a correre nella via della verità e della bontà. Se alla fine della nostra vita non avremo fatto niente di grande, no, agli occhi del mondo, ma avremo umilmente, costantemente e direi anche gioiosamente tenuto questo vincolo di amore con Dio, con Gesù, con lo Spirito Santo, di quel Padre che ci ha dato la vita, ce la conserva, ecco, allora abbiamo guadagnato altro che una casa, un terreno, una macchina, abbiamo guadagnato il paradiso. Nella lettura che avete ascoltato, la prima, del Levitico, Dio ha dato ordine
a Mosè di stabilire un giubileo ogni 49 anni, quindi il 50° anno sarà l'anno del giubileo, che vuol dire l'anno del perdono, della restituzione dei beni perduti, dell'amicizia rinnovata, della comunione nella comunità che gioisce perché sente che la volontà di Dio è questa. Nessuno deve morire di fame, nessuno deve essere emarginato dalla società. Questa è la volontà del Signore. E la volontà del Signore è che questa realtà diventi eterna. Così sarà nel paradiso. Non è perché San Benedetto è tanto grande, San Francesco è tanto grande, San Pio è tanto grande, noi siamo piccoli piccoli, allora o non ci siamo in paradiso, oppure sentiamo semplicemente l'eco della beatitudine e delle lodi eterne. No, no, con gli angeli e con i santi, con Maria, la madre di Gesù, a godere i frutti dell'amore che qui abbiamo prodotto nell'umiltà e nella perseveranza. Sia così.